Ciao ragazzi, buona domenica delle Palme. Oggi è una bellissima giornata. Abbiamo praticamente i nostri bei 34-30 gradi. Calcolate che questo termometro viene colpito dal sole. E questo video lo dedico praticamente a tutti quelli che vogliono vedere attualmente com'è appunto la situazione del video che vi ho spiegato, che ho mandato prima di questo. E praticamente un'infarinatura su come partire. Finalmente adesso ci sono delle fioriture ottime, belle, e abbiamo anche il tarassaco, abbiamo le margherite, abbiamo qualsiasi cosa che per le nostre api può essere ottimo. Guardate questo pero, che meraviglia, è bellissimo. Là abbiamo invece un pesco che comunque ha già finito la fioritura addirittura, perché comunque è anche ora che adesso si parte. E con le foglie e tutto e quant'altro. Quindi dobbiamo prepararci adesso veramente al fatto in cui le api adesso andranno a raccogliere il nettare. Adesso è ora del nettare. E praticamente lo dico perché questo qua è proprio da partire, diciamo, da oggi, via, se le temperature, se i tempi non cambiano e se le cose sono, diciamo, un po' più regolari. Tu cosa fai lì? Mio cane. E se sono regolari le temperature, tutte le fioriture cominciano praticamente a fare il loro, diciamo, nettare proprio come dovrebbero farlo. Infatti è anche per questo che comunque le api inizieranno a portare all'alveare il miele. E allora io, intanto, prima di cominciare a farvi vedere qualcosina così, vorrei dirvi che ho parlato praticamente di uno starter, cioè come partire prima che le api potessero andare a raccogliere il nettare, come fare con loro di modo che le api possano essere attive e già uscire e andare a prendere il nettare. Io ho iniziato col candito perché prima che loro vanno a prendersi il vero e proprio nettare, hanno bisogno praticamente di una bella svegliatina, di una bella rigata. E quindi praticamente gli ho messo del candito, anche perché le temperature comunque durante, diciamo, la sera oppure il mattino presto, comunque sono ancora abbastanza frescoline, e loro quel miele che si sono portate durante il pomeriggio se lo vanno a riconsumare. Quindi gli ho messo il candito, che casomai loro si nutrono con quello direttamente e il miele non lo toccano. Così riescono a riempire un po' il nido, tenere il miele nel nido e non consumandolo. Quando sarà ora che praticamente ci saranno, diciamo, le piante nettifere, tipo sto parlando anche della cacia, e loro invece di portarlo dentro il nido, perché comunque avranno già fatto la loro scorta, lo porteranno al melario. Quindi questo consiglio, questa tecnica che io uso è la migliore che finora ho sempre adottato. Adesso vediamo nelle casse e vi faccio vedere com'è la situazione, cosa hanno portato, cosa non hanno portato in un periodo bello, diciamo, di primavera come questo che finalmente abbiamo alle porte. Ok, mi sono portato avanti, mi sono tolto un po' di cose. Questo qua è il candito che gli avevo messo, pochino, lo togliamo, l'avevo messo sopra il melario perché volevo vedere se il melario praticamente aveva accumulato già qualcosa, perché se ha accumulato già qualcosa io non vado a togliere praticamente il melario stesso. Appunto, qua stanno portando il miele, quindi io non vedo che all'interno del melaio cominciano a essere celle piene di miele. Quindi ragazzi, vedete che ho quella scelta che ho voluto fare tempo fa di dire metto il melario, è stata una cosa, diciamo, buona, perché andando a mettere il candito come ho fatto hanno riempito sotto e adesso stanno portando già il melario, quindi il miele sta già arrivando al melaio. Ovvio che poi metterò un melario solo dedicato alla cacia e non appunto a un millefiori che c'è un po' di tutto e via. Quindi boh, adesso andiamo a vedere la situazione di questa appunto arnia. Andiamo a mettere un pochino di fumo giusto per distrarne solo un pochino e andiamo a rimuovere il nostro melario che stanno già riempendo. E guardiamo un attimo la situazione di cosa hanno portato all'interno dell'arnia oppure no. C'è un bel sole qui, abbiamo un bellissimo, diciamo, una bellissima cera bianca, volevo dire. Togliamo queste apine qua, andiamo a controllare. Allora, cominciamo con il primo telaio, che sarebbe sicuramente quello che potrebbe essere il telaio delle scorte,
che vedete che è completamente pieno. A me mi sono arrivati dei messaggi dicendo metti del candito che non hai scorte. È vero, sì, non ce ne sono tante scorte. Infatti questo qua pesa solo, diciamo, non so, sarà 2 kg di roba, è pieno 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 di scorte, perché quello che ho adottato, il sistema che ho adottato ha funzionato bene. Andando a mettergli il candito, vedete che è tutto pieno di scorte, infatti pesa tantissimo e sono contento che le api sono a posto con i telai, non hanno ancora riempito benissimo di covata e di conseguenza cosa succede? Che non vado a mettergli appunto un telaio nuovo. Aspetto ancora, io aspetto ancora, aspetto di arrivare alla caccia a fare diventare bene e grande la famiglia, tanto lo spazio è quello che del melario, che ci sarà appunto lo spazio per far sì che tutte possano andare a casa a fare la nanna. Ecco qua, guardate qui, questa è la covata che vi dicevo nel video precedente, è la covata tutta piena, non mancante, non sparsa a destra e a sinistra, completamente, guardate, c'è solo qualche buco nero, lo vedete in mezzo, dove c'è del miele o delle scorte. Stessa cosa dall'altra parte, abbiamo una bellissima covata con tutto intorno le loro scorte di miele e di polline. Questa è un'arnia modello che non dico perché è mia, ma perché abbiamo lavorato insieme a avere questo risultato, e questo risultato è eccellente. Adesso diamo ancora una piccola controllata. Le api che mi stanno venendo addosso sono le api che stanno tornando, non sono quelle che partono dal nido, perché dal nido. Ecco, qui siamo invece al discorso sempre del video che vi ho detto, fate attenzione quando aprite i telai. Intanto muovetevi delicatamente e non sfregatevi, guardate quanto miele ho sfibrato qua da questo punto. Perché? Perché hanno costruito questa cera in più che io andrò a rimuovere e me la terrò da parte, che la userò poi in futuro per i miei, c'è proprio un'ape davanti alla faccia che mi sta. Cosa? E la userò in futuro per fare i miei telai, cioè i miei telai, scusate, i miei follicieri. Oppure cose cosmetici o cose che ne so, potrebbe essere qualsiasi cosa. Ecco qua, dovrò ben affumicare queste api che continuano. Ah, ecco, andiamo a vedere questo telaio, questo è il telaio top centrale. Andiamo a vedere questo telaio, che non riesco neanche a tenerlo in mano da quanto pesa. Qua c'è veramente il mondo, questo voglio farvelo vedere bene, se non mi pungono prima. Andiamo contro luce, guardate che meraviglia. Covata e scorte insieme, covata dappertutto. Questo qua meriterebbe un altro telaio, ma io non glielo metto perché voglio tenere tutto a, diciamo, al 100% per partire col raccolto, e vorrò farvi vedere veramente qual è il risultato di un raccolto di un melario con un'arnia al 100% a 6 telai. Ok, io non andrei a disturbare più di tanto, andrei a vedere ancora questo telaio qua, magari perché è un telaio nuovo che ha bisogno di essere comunque controllato, ma sinceramente non andrei a disturbare più di tanto, perché comunque ho visto che è tutto a posto. L'altro non ve lo faccio neanche vedere perché è tanto uguale a questa, e come potete vedere adesso, guardate anche questo telaio qua, guardate che meraviglia. La regina l'ho vista prima, questo scorte covata fresca perfetto. È un'arnia veramente top. Boh, non vado a rompere più le scatole perché me ne stanno rompendo un po' loro, e va bene così. Allora, questo è il risultato, è, diciamo, l'infarinamento di come bisogna tenere veramente le proprie arnie, cioè nel senso non come bisogna tenerle, di come bisogna farle, diciamo, arrivare, a che punto bisogna farle arrivare. E con questo, diciamo, livello riusciamo a stare anche tranquilli, se succede qualsiasi cosa, manca la regina e tutto. Abbiamo la covata per farci la regina nuova, abbiamo le scorte per affrontare ancora le mattinate di freddo, e abbiamo l'arnia pronta per partire col raccolto, che è una cosa importantissima. Boh, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e
lasciamo il nostro ancora melario, mettete like se il video vi è piaciuto, vabbè, quello lo sapete, condividete, ma quello potete anche non farlo, che tanto non interessa, perché comunque chi è appassionato di apicoltura sa cosa deve fare. Ci vediamo al prossimo video, questo me lo porto a casa. Ciao ciao!